Siamo in un paradiso, siamo sulla pista che dallo Zoncolan porta alla Vascletto. Una volta qua erano tutti i prati, c'era qualche abete, uno qua, uno là. Ma è stata la mia vita, per 40 anni ho fatto alpinismo, insomma. E conosco ogni spigolo, conosco ogni cammino, si può dire, dappertutto. E quando vedo panorami, non vedo un sasso, una massa. Mi ricordo i compagni, mi ricordo dove avevo messo il chiodo, mi ricordo dove talvolta era solo. Si riempie la vita di ricordi, insomma, è la mia età ormai, no? Ma riappropriarsi, secondo me, riappropriarsi del proprio essere, no? Tornare a essere montanari, non lo siamo più, perché appunto si va a fare bodybuilding in palestra tutto il mezzo, non si va nel bosco, è la stessa ginnastica, cioè le macchinette, le robe, no? Mi viene da ridere proprio, perché è una palestra di vita la montagna, no? Mi sento parte del territorio, mi sento parte del bosco, mi sento parte dei fiori, no? Mi sento parte del pianeta. Io vivo in un paesino piccolo, 400 abitanti, ma mi sento ogni tanto in cima al mondo, no? Per noi aver raggiunto questa certificazione Ecolabel vuol dire tanto, perché è un premio alla nostra vita, cioè di vivere qua in montagna, vivere in un posto paradisiaco, è un premio che premia proprio la nostra voglia di vivere qui, la nostra resistenza a non scappare in pianura, a vivere con la natura, con i clienti, con le cose. Abbiamo cambiato poi le lampadine, abbiamo cambiato l'acqua, ecco, l'acqua di fonte, abbiamo messo dappertutto una piccola rotella che dà solo 8 litri al minuto nelle docce, nei rubinetti, in modo da non buttare via l'acqua, insomma, di sorgente, ma poco altro, perché ha fatto la caldaia, ha fatto la distribuzione come si doveva, no? Poi abbiamo fatto, si è messo una, ma era già fatto prima, l'avevamo già prima, no? Così, per bagnare l'orto con l'acqua piovana e non usare l'acqua dell'acquedotto, insomma, no? Solo ho fatto ciò che serve per essere montanaro. Cioè un vantaggio anche questo qui dell'Ecolabel, no? Posso utilizzare le scorte che faccio durante l'anno, no? Per fornire il cliente con roba genuina, roba. E ho sentito che in Austria, in Germania, c'erano queste caldaie, no? Che utilizzavano questi tronchi di legno. E mi sono informato, sono andato a vedere. E adesso la caldaia compie fra pochi mesi 10 anni. È stata l'affare più bello che ho fatto nella vita, perché mi fa risparmiare 20.000 euro di gasolio e di gas, perché devo andare nel bosco a far legna, che se non ho voglia. Beh, l'uomo non deve essere ingordo come è stato in pianura, cioè il bosco è delicato, è una roba fragile, è una roba, no? Va tenuto racconto, insomma, è una fortuna poter dire io possiedo un bosco, riesco a essere autonomo e darsi una mano l'un l'altro, no? Con la natura che mi dà ciò che io ho bisogno e io do una mano a lei per essere più bella, insomma. Sembra quando si è pulito che la pianta quasi ti dia un ramo per dirti grazie.
credete.